Bene, allora modello e flussi del flusso. Io ho terminato un'altra volta con il modello dell'invaso, dicendovi che il modello dell'invaso presenta problemi di soglia. E quindi praticamente problemi di soglia vuol dire che intanto, perdonatemi una premessa, problemi di soglia si presentano quando sul modello dell'invaso noi decidiamo, per ragione di opportunità, di fissare un limite alla capacità di invaso. Cioè, vi ho detto che il modello dell'invaso, tra le varie assunzioni che più o meno implicitamente vengono fatte, fra queste varie assunzioni c'è l'assunzione che la capacità di invaso sia limitata, e io ho detto in taluni casi questa assunzione è poco verosimile. Allora in questi casi una soluzione è quella di porre un limite alla capacità di invaso. Vi ho fatto vedere che uno può mettere uno scarico di superficie, però ho concluso dicendo che facendo questo, e quindi praticamente adottando uno schema che prevede, come ho detto, uno scarico di superficie, quindi qua io ho messo la mia Q1 di B e qui ho messo la mia Q1 di B con una capacità di invaso che avevo detto che avevo chiamato doppio max. Facendo questo, purtroppo si verifica frequentemente il caso in cui l'idrogramma diventi poco rappresentativo, perché sull'idrogramma, se l'idrogramma osservate questo, praticamente noi quello che il modello tende a restituirci è prima una sottostima, poi un'impennata improvvisa e poi il calo. Comunque, morale, quello che si vede a un certo punto è un'impennata improvvisa che è poco verosimile. Questo è un tipico effetto soglie. E vi ho detto che questo è un po' un problema, no? E quindi di fatto questo schema, che apparentemente serve a fornirci una motivazione concettuale verosimile, una rappresentazione concettuale verosimile, ecco, in realtà è uno schema che poi alla prova dei fatti, alla prova dell'idrogramma, fornisce un risultato che è poco verosimile. E allora praticamente ci si è cominciati a porre il problema di studiare soluzioni per evitare questo effetto di soglia. Allora ci sono soluzioni varie proposte dalla letteratura. Il modello dell'invaso nella letteratura inglese è noto come bucket model, e quindi si chiamerà linear bucket model piuttosto che genericamente bucket model. Tra le varie soluzioni proposte dalla letteratura c'è anche, ad esempio, quella di inserire diversi scarichi di mezza altezza, in modo che non si abbia più un unico effetto soglia concentrato, ma introducendo delle Q2 di T, Q3 di T, scarichi lineari o non lineari, praticamente non si ha più un unico salto del valore di portata, ma si spezza questa soglia in tante mini soglie, chiamiamole così, o comunque diciamo in tante soglie di minore entità. A spese e a prezzo di numerose complicazioni, chiaramente, no? Ecco, un'altra possibilità che è venuta in mente è quella di dire, di porre questo modello dell'invaso in forma distribuita, e quindi dire, ok, se io ho un bacino idrografico complessivo e questo bacino idrografico è caratterizzato da un'asta fluviale e da numerosi sottobacini, quindi qui noi potremmo identificare dei sottobacini, già sicuramente non c'è più, potremmo identificare dei sottobacini per ciascuna di queste aste fluviali, ecco che, poi quindi avremo un altro, eccetera, eccetera, ecco che cosa si può fare, anziché schematizzare con un unico invaso tutti i bacini, l'idea potrebbe essere quella di dire, vabbè, io metto un invaso qui, no? Metto un invaso qui, lineare o non lineare, poi metto un altro invaso qua, e poi metto un altro invaso qui, eccetera, eccetera. Tanti invasi. In questo modo qual è il vantaggio? Che questi invasi, anche ipotizzando che la pioggia sia uniformemente distribuita sul bacino, assunzione che eventualmente posso anche rimuovere a questo punto, nel momento in cui non faccio più una rappresentazione unitaria del bacino, ma suddivido il bacino in tante rappresentazioni,
posso anche adottare una pioggia variabile nello spazio, posto che io abbia pluviometri per quantificare in corrispondenza di ogni invaso la pioggia, posso anche prendere una pioggia variabile nello spazio. Ma anche se decidessi di prendere la costante, questa pioggia, però fissando ad esempio diverse costanti di invaso oppure diversi valori massimi di capacità di invaso, ecco che io, anziché avere un'unica soglia che entra in funzione su tutto il bacino, inserisco diverse soglie che gioco forza entreranno in funzione a istanti diversi. Quindi anche in questo caso suddivido l'unica soglia in tante soglie di minore entità. Ecco, tutto questo in modo più o meno empirico, e vi faccio notare che abbiamo praticamente operato, forse senza accorgercene, un passaggio da un modello concentrato a un modello distribuito. Mi rifaccio alla classificazione che vi ho introdotto, tra distinzione, se volete, tra modelli concentrati, che considerano il bacino nel suo insieme, e modelli spazialmente distribuiti che si basano sulla suddivisione del bacino in sottounità. Bene. Ecco, diciamo che questa suddivisione può essere fatta in tanti modi. Io, quando vi ho parlato dei modelli distribuiti, vi ho detto ad esempio che un sistema di suddivisione può essere quello di identificare dei sottobacini, ma vi ho anche detto che un altro sistema di suddivisione potrebbe essere ad esempio quello di semplicemente di tirare una griglia sul bacino e in ciascuna cella di questa griglia andarci a mettere un invaso, ad esempio, no? Col problema che poi le portate vanno trasferite alla sezione di chiusura, cioè questi contributi di ogni singolo invaso vanno trasferiti alla sezione di chiusura. Ora, se c'è una rete idrografica sotto, quindi se io ho fatto la suddivisione identificando dei sottobacini, è più immediato capire come le portate vanno trasferite. Devo trovare un modello matematico che mi simula la corrente nell'alveo. Se invece ho una suddivisione fatta a maglie quadrate, non mi è così immediatamente chiaro come trasferire le portate. Questo però è un problema che per adesso non ci interessa. Ecco, invece quello che voglio fare adesso, e questo mi interessa, è introdurvi una classe di modelli che si basa su questo concetto. Quindi, suddivisione del bacino in unità elementari. Però, queste unità elementari, questa classe di modelli, non li va a identificare fisicamente. Quindi non è che questa classe di modelli prende una mappa del bacino e dice toh, una la metto qua, l'altra la metto là. Viene introdotto un modello statistico di distribuzione delle aree elementari. E qua già vi spaventate, perché uno dice, oddio, cosa vuol dire questa cosa, no? Quindi, ripeto, non vengono identificate fisicamente queste aree elementari, ma viene introdotto un modello statistico che le rappresenta. Allora, vi dicevo un po' questo timore di preoccupazione di dire, oddio, che cosa succede? Ecco, in realtà questa classe di modelli è una classe di modelli che, la cui spiegazione non è semplicissima, quindi oggi vi richiederò un piccolo sforzo. Però poi vedrete, alla prova dei fatti, domani, che l'applicazione di questo modello è semplicissima. Ecco, questo è il motivo per cui io rinuncio a una identificazione fisica delle aree elementari, introduco un modello statistico e chiaramente
Lo faccio perché poi vedrete l'applicazione è molto semplice. Il modello è estremamente versatile. È un modello a flussi e deflussi e vi ricordo che lo dobbiamo usare per generare dei dati sintetici di portata. Bene. Allora, in realtà io nel spiegarvi questo modello farò pochissimo ricorso a concetti di statistica. Ne faccio scarso ricorso perché è mia intenzione nelle prossime settimane richiamarvi alcuni concetti di statistica e proporvi dei modelli statistici oltre a questo. Però, prima di farlo, voglio richiamarvi concetti base di probabilità e statistica, un po' perché ne abbiamo bisogno, un po' perché ve li vorrei presentare in modo più tecnico, più applicato e più, secondo me, comprensibile. Poi non direte voi se è più comprensibile. Quindi, più avanti richiameremo concetti di statistica e faremo altri modelli statistici. Questo è un modello statistico, però io non userò un linguaggio statistico nel presentarlo, userò invece un linguaggio più terra terra. Ecco, ricordatevi che la statistica non è altro che una rappresentazione della realtà. Quindi tutte le volte che sentite parlare di rappresentazione della realtà, noi che siamo ingegneri dobbiamo associare immediatamente all'equazione qualcosa che si tocca con mano. Ecco, questo è quello che io vorrò sempre fare anche quando mi introduco i concetti di statistica. Uno non deve astrarsi in un mondo a parte. La statistica non è un mondo a parte, è un insieme di modelli per rappresentare la realtà. Quindi ad esempio faccio sempre riferimento al lancio della moneta perché è il classico esempio di fenomeno casuale che però ha un significato reale molto chiaro. Non bisogna mai perdere questo collegamento se vogliamo essere ingegneri fino in fondo. Questo non è semplicissimo a volte perché purtroppo quando studiamo si fa ricorso alla teoria, la teoria e questo collegamento con la realtà non sempre lo mantiene. Però se riusciamo a mantenerlo è molto più semplice capirla e ricordarla anche perché ovviamente se uno riesce ad associare la teoria a un concetto che è visibile, a qualcosa, a un processo che è visibile, è molto più semplice ricordare. Torniamo a noi. Allora, vediamo quindi di introdurre questa classe di modelli e immaginatevi di avere una serie di serbatoi con i quali voi volete rappresentare il bacino, però rinunciamo a rappresentarli su una mappa del bacino e invece rappresentiamoli a parte, senza collocarli geograficamente. E questi serbatoi io voglio che abbiano un limite al loro volume di invaso, quindi non voglio che abbiano un volume di invaso infinito come il serbatoio lineare da cui sono partito, voglio che abbiano un limite. Perché lo voglio? Lo voglio perché il processo reale questo limite ce l'ha, a un certo punto il bacino si satura e saturo vuol dire che tutta l'acqua che gli piove sopra ce la troviamo tutta in rete, non l'assorbe. Noi questo processo lo vogliamo riprodurre. Allora, questi serbatoi con chi ho suddiviso il bacino voglio che abbiano un limite alla capacità di invaso e voglio che questo limite sia diverso. Cioè, questi serbatoi non hanno la stessa capacità di invaso, ce l'hanno diversa. Perché? Perché io so che in un bacino ci sono zone che hanno capacità di invaso diverse dalle altre. Immaginatevi una strada asfaltata a zero capacità o quasi capacità di invaso. Dico quasi perché avete studiato anche in strade, che in realtà adesso si usano delle pavimentazioni drenanti, eccetera, eccetera. Però, chiaro, con la strada asfaltata ha una capacità di invaso ridotta, l'orticello ha una capacità di invaso molto elevata. Allora, vediamo di rappresentare, giusto per farvi capire di che cosa, a cosa mi sto riferendo, vediamo di rappresentare questi serbatoi in questo modo. Uno schema puramente per introdurre lo schema, no? Allora, guardate, immaginiamo che ci sia il nostro serbatoio con le sue pareti, col suo livello di acqua, o meglio, scusatemi, col suo livello massimo di capacità di invaso, quindi questo è il mio limite a W max superiore, e questo limite l'ho fatto orizzontale, che significa che questo limite superiore è costante. Poi adesso immaginiamo che anziché essere un serbatoio unico ce ne siano tanti. E quindi io faccio così. Ora, ho detto che voglio porre un limite variabile alla capacità di invaso, però il limite superiore l'ho fatto orizzontale. Perché l'ho fatto orizzontale? Perché questo limite superiore alla capacità di invaso io lo voglio confrontare successivamente con un livello d'acqua. E siccome il livello d'acqua
Faccio fatica a disegnarlo inclinato perché mi viene male, perché fisicamente un livello d'acqua ferma deve essere orizzontale. Allora io il livello superiore lo tengo fisso e quello che faccio variare è la quota del fondo di questi serbatoi. Ecco, questa è una rappresentazione concettuale del mio modello che conta tanti serbatoi. Che hanno capacità di invaso diverse. Ecco, tenete presente che questo modello che io vi sto introducendo non prende uno scarico di fondo, cioè dice semplicemente tutta l'acqua viene invasata, non c'è uno scarico di fondo. Quando cominciano a andare di sopra questi serbatoi, allora io comincio a vedere portata nel fiume. Vedremo come. Però il concetto è che immaginiamo di partire dai serbatoi vuoti, allora che cosa succede? Succede che a un certo punto praticamente comincia a piovere. E se questi serbatoi sono vuoti, allora immaginiamo che piova tanta acqua così, stessa quantità, perché assumo che su tutto il bacino la pioggia sia costante. Ed ecco che questi serbatoi cominciano a riempirsi. Poi dopo, a un certo punto, che cosa succede? Piove, 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 allora il serbatoio che ha minore capacità di invaso a un certo punto sarà pieno. E allora comincia a riversare acqua nel fiume. Se continua a piovere, anche gli altri serbatoi arrivano e così via. L'effetto soglia in realtà non è eliminato, ma è suddiviso in tanti piccoli effetti soglia, quindi di fatto l'idrogramma risulta molto, diciamo così, regolare. Questa è l'idea. Ecco, tenete presente che la forma di questo fondo, cioè la forma di questo segmento di retta, che io ho disegnato come segmento di retta, è molto importante, perché è chiaro che se io questo segmento di retta lo faccio diventare orizzontale, io cado nel caso precedente. Se invece lo faccio diventare molto inclinato, la configurazione cambia, perché io potrei farlo diventare ad esempio così. E se lo faccio diventare così, che cosa vuol dire? Vuol dire che ho qualche zona impermeabile sul mio bacino, vuol dire che appena comincia a piovere si vede subito dell'acqua nel fiume. Ma non solo, potrei anche farlo diventare, mi dispiace che non ho già colorato, ma è lo stesso, potrei farlo diventare così, questo fondo, cioè potrebbe anche essere una curva non lineare. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire, vedete, che il bacino è poco permeabile, perché ci sono tanti serbatoi che hanno una ridotta capacità di invaso. Oppure così, bacino molto permeabile. Allora, direi che lo schema adesso è abbastanza chiaro, no? Nella vostra testa adesso c'è un numero di serbatoi che vedremo di definire, e vi preannuncio che è infinito, non abbiamo necessità di definirlo, poi vedremo come. Poi nella vostra testa c'è una curva che segna il fondo di questi serbatoi, o meglio, segna la loro capacità di invaso, la cui forma di questa curva va dettagliata, e non ci limiteremo alla forma lineare, ma vorremmo la possibilità di costruire delle figure non lineari tipo questa oppure questa. E poi a un certo punto entrerà su questi serbatoi una pioggia, e ovviamente una volta noto il numero dei serbatoi, nota la forma di questa curva, il problema è risolto, nel senso che noi facciamo piovere su questi serbatoi, poi andiamo a vedere a ogni istante temporale quali di questi sono pieni e quant'acqua è piovuta che loro non sono riusciti a immagazzinare, e tutta quell'acqua la riversiamo in rete.
Questo è il concetto fisico. Allora adesso cerchiamo di capire un po' meglio e quindi di capire matematicamente che forma assegnare questa curva e anche di risolvere il problema del numero dei serbatoi. Però adesso io mi voglio rifare a un grafico di quelli tradizionali con due assi, una ascissa e un'ordinata, in cui rappresentare questa curva qui e in modo che sia fisicamente sensato e comprensibile. Perché questo è uno schema concettuale, chiaramente qui è difficile andarci a ragionare sopra. Allora, vediamo. Prima di tutto teniamo presente che noi abbiamo a che fare con un bacino di area A. Bene. Allora, anziché ragionare in termini di numero di serbatoi, bypassiamo il problema del numero dei serbatoi in questo modo. Cerchiamo di ragionare in frazione di area A che ha una determinata capacità di invaso. Quindi anziché dire fisso un numero di serbatoi e per ogni serbatoio vado a identificare, a fissare la loro capacità di invaso, mi è più semplice dire definiamo una funzione della capacità di invaso che mi, poi ripeto, che mi restituisce la frazione di bacino che ha quella capacità di invaso. Ripeto, anziché dire fisso 10 serbatoi e per ogni serbatoio vado a specificare la capacità di invaso, bypasso il problema dicendo trovo una funzione che della capacità di invaso che mi dice quanta parte del bacino ha quella capacità di invaso, che frazione di A, quindi frazione da 0 a 1, che frazione di A ha quella capacità di invaso. Ripeto, fisso una funzione della capacità di invaso che mi dice qual è la frazione di area del bacino che ha quella capacità di invaso. Sono stato un po' impreciso perché? Perché in realtà la capacità di invaso è un numero reale, quindi se io vado, mi metto in testa di stimare qual è la frazione del bacino che ha quella capacità di invaso, che è un numero reale, è zero, perché i numeri reali sono infiniti, quindi se io dico quanta parte del bacino ha una capacità di invaso di 10,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 0, non posso dire qual è la frazione di bacino che corrisponde a un numero reale, 0. Devo dire qual è la frazione di bacino che ha capacità di invaso minore o uguale a quella segnata. Questo devo dire. Devo passare da una frazione di bacino che ha quella esatta capacità di invaso a una frazione di bacino che ha capacità di invaso minore o uguale. Quindi è una frazione cumulata. Allora, io che cosa devo definire? Devo definire una funzione f di, chiamiamo la capacità di invaso C, dove F varia da 0 a 1, e prima faccio il grafico magari, no? Allora, io che cosa ho? Ho C che diventa la capacità di invaso, la mia variabile indipendente, C è la mia variabile indipendente, e voglio in ordinata una f di c, che ripeto, adesso lo scrivo anche, f di c allora f di c è la frazione di bacino con capacità di invaso minore o uguale di C. Ecco, attenzione, facendo così, io che cosa semplicemente sto facendo? Sto suddividendo il bacino in un numero di serbatoi che è infinito, perché io
praticamente posso trattare la capacità di invaso con un numero reale che assume qualunque valore da 0 a un massimo che poi vedremo che io fisso. E quindi significa che io, trattando la capacità di invaso con un numero reale, significa che io posso associare un valore di area di bacino che corrisponde a ciascun valore di capacità di invaso, quindi il numero di serbatoi è infinito. Cioè non ho più 10 serbatoi con 10 capacità di invaso, ho un numero infinito di capacità di invaso, quindi un numero infinito di serbatoi. E attenzione, non sto andando a identificare dove sono queste aree che hanno quella capacità di invaso, non mi interessa, mi basta sapere la frazione. Allora, la f di c è una funzione che, attenzione, innanzitutto in ordinata varia tra 0 e 1, perché è una frazione, quindi essendo una frazione varia da 0 a 1. Invece in ascissa c praticamente varia da 0, perché il valore minimo di capacità di invaso è 0, fino a un massimo che sarà evidentemente il massimo di capacità di invaso nel bacino. Ci sarà bene un punto che è il più permeabile di tutti, ecco, quello è c max. Allora io so che per c uguale a c max devo avere una frazione di bacino che ha capacità di invaso minore uguale a c max pari a 1, perché tutto il bacino ha capacità di invaso minore uguale a c max. E chiaramente partiamo da 0, e come ci possiamo spostare, che forma può assumere questa curva? Può essere lineare oppure può essere fatta così, ve l'ho già detto prima questo, oppure così. E noi dobbiamo trovare una forma analitica per questa curva. Molto bene. Allora, innanzitutto tenete presente che il modello a flussi e deflussi normalmente è un modello che si applica, deve potersi applicare a diversi bacini. Morale, questa curva, il nostro modello deve darci la possibilità di poterla cambiare, se non nella sua forma analitica generale, almeno nella sua forma particolare. Quindi deve essere una curva parametrica, deve contenere un parametro, perché noi variando il parametro adattiamo il modello a diversi bacini. Quindi non sarebbe molto sensato che io dicessi uso questa curva lineare e quella tengo, perché voi capite che sarebbe rigido il modello, estremamente rigido. Invece io vorrei una curva che possa diventare, che possa assumere tutte queste tre forme che io qui ho evidenziato. Ok, allora che forma gli possiamo assegnare? Tante forme, l'importante è che sia una funzione che, la cui variabile dipendente varia tra 0 e 1 e la cui variabile indipendente varia tra 0 e c max. Le forme possono essere diverse, io ve ne propongo una che è quella adottata da questo modello. Prima di tutto vi premetto il nome del modello. Il modello si chiama modello Heimold. Ecco, tenete presente, questo non l'ho premesso prima, che questa classe di modelli nella sua larga generalità, ovvero modelli che ammettono una variabilità della capacità di invaso del bacino, ma non vanno a identificare sulla mappa i punti, si chiamano, in inglese si chiamano modelli PDM, che sta per Probability Distributed Model, poi vi spiegherò perché probability. Distribuito perché? Perché appunto è un modello che può essere considerato distribuito. E in italiano si dice modello ad area contribuente variabile. Cercheremo poi di capire perché modello ad area contribuente variabile.
ma potete arrivarci già da adesso. Ho detto che le aree contribuenti, cioè quelle che producono deflusso, sono quelle sature. Allora, l'area satura è variabile, cioè il bacino non diventa saturo tutto assieme come il modello dell'invaso classico, diventa saturo a pezzettini. Quindi l'area satura, ovvero l'area contribuente, è variabile. Bene. Allora, questi modelli si chiamano Probability Distributed Models o modelli d'area contribuente variabile. Tra questi modelli elenchiamo questo modello IMOD, che adesso specifichiamo, ed entriamo nell'ambito di questo modello IMOD nel momento in cui io vi definisco questa funzione che adesso sto andando a scrivere, che è quella adottata da questo modello. Se cambiassi questa funzione, il modello sarebbe diverso. Allora, la funzione è 1 meno, aperta la tonda, 1 meno C diviso C max elevata alla beta. Ecco, questa funzione è da imparare a memoria, purtroppo, ma non è difficile. Allora, cerchiamo di capire come è fatta quella funzione. Cioè, cerchiamo di capire perché a chi ha inventato questo modello gli è venuto in mente di fare quella funzione lì. E cerchiamo di capire se risponde ai nostri requisiti, ovvero una sufficiente flessibilità almeno da poter rappresentare questi tre andamenti. Allora, per prima cosa, attenzione, consideriamo quali sono i parametri qua dentro, che sono due. Cmax, c è una variabile, non è un parametro, è la nostra variabile, cmax, capacità di invaso massima e beta. Questi sono i due parametri. Allora, cominciamo a capire che cosa succede per beta uguale a 1. Allora, per beta uguale a 1 potremmo scrivere che f di c, allora beta uguale a 1. F di C è uguale a 1 meno 1 più C diviso C max. Cioè F di C si riduce a C diviso C max. È lineare. E ho ritrovato questa. Ho ritrovato questo segmento di retta. Questo è beta uguale a 1. Adesso cerchiamo di capire che cosa succede se beta è compreso tra 0 e 1. Allora, meglio, prima cerchiamo di capire che cosa succede se beta è uguale a 0. Allora, se beta è uguale a 0, succede che f di c è uguale a 1 meno 1 uguale a 0. Allora, se beta è uguale a 0, f di c è uguale a 0 fino al valore di cmax. Quando si arriva al valore di cmax balza bruscamente ad 1. Quindi praticamente che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la frazione di bacino che ha capacità inferiore a cmax è sempre 0. E quindi significa che ci siamo ricondotti a dei serbatoi che hanno tutti la stessa capacità di invaso. Perché praticamente cosa succede? Questi serbatoi, noi diciamo qual è la frazione di bacino che ha una capacità inferiore a un C assegnato, 0 o inferiore o uguale, vuol dire che tutto il bacino ce l'ha superiore. Fin tanto che arriviamo a Cmax, quando arriviamo a Cmax balziamo a 1 e quindi questo ci riconduciamo, se volete, alla situazione caratteristica del modello dell'invaso classico. Il bacino ha la stessa capacità di invaso. Ecco, tenete presente una cosa che voi potreste farmi notare, ma come non, questo balzo a 1 non l'abbiamo capito. Ecco, questa funzione in realtà, per come è fatta, descrive l'andamento a rigore solo per valori inferiori a Cmax. Nel momento in cui diventa uguale
a Cmax vedete che cosa succede, che qui avremo uno 0 elevato a 0 e quindi praticamente analiticamente non lo ritroviamo, o meglio 0 elevato a 0 è definito come 0, forse come indeterminato, viene determinato, quindi è una funzione che non ci descrive, non ci può descrivere, a meno che noi non diciamo che 0 elevato a 0 fa 0, non lo definiamo così, è una funzione che non ci può descrivere che cosa succede per c uguale a c max e beta uguale a 0. Però è evidente che a quel punto noi facciamo entrare in gioco la nostra considerazione del processo fisico quando c è uguale a c max, la frazione del bacino che ha capacità di invaso minore o uguale a c max è 1, perché a questo punto deve balzare a 1, questa è una funzione che deve andare a 1. Però questa discontinuità, la nostra funzione, questa discontinuità che si verifica per beta uguale a 0, non ce la riesce a descrivere. Ok? Bene, allora, che cosa possiamo desumere da questo ragionamento? Che se beta è compreso tra 0 e 1, io sono qui in mezzo. Quindi questo è 0 minore di beta minore di 1. Cioè, per beta variabile tra 0 e 1, io esploro la regione di spazio che sta sotto alla condizione di linearità. La regione di spazio del diagramma che sta sotto alla condizione di linearità. Perfetto. Adesso a questo punto ci rimane da considerare che cosa succede se beta è maggiore di 1. E per poter considerare questa situazione, immaginiamo di fare tendere beta a infinito. Allora, se beta tende a infinito, f di c tenderà a che cosa? Allora, attenzione, l'argomento il risultato della parentesi che viene elevato a beta è un numero che è minore di 1. Perché? Perché è 1 meno qualcosa che al massimo diventa uguale a 1. Quindi è un numero, questo è un numero che è generalmente inferiore a 1, che al limite, scusate, sì, inferiore a 1, che al limite.